Allora, ci siamo tutti? La band, sì, la banda c'è, mi dice la band. La James Bond e la banda c'è? Cominciamo! Un attimo, dimmi! Allora, la banda comincia col primo pezzo, venite tutti in piazza! Mollate i carri che tanto non ve li fregano! Il primo pezzo è Romagna e Sangiovese! Del gruppo bandistico di Menesano e Pelegano, di cui fa parte anche Giacomo Maini. Ora una, basta, non dico più niente. Pronti? Via! I giurati per la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati, la maestra Cristina della Materna di Medesano, la Mariangela dell'Oratorio di Pelegara, Musi Massimo dell'Oratorio di Medesano, Vercella Cristina dell'Oratorio di Sant'Andrea, gli assessori Cesare e Fausto e la Melissa per i puffi. Venite tutti qui, tutti i giurati qua del palco. Un purpurri, un purpurri quello che si mette in bagno, e neanche un purpurri folcloristico. Allontana. Sono andato in testa.
saluto ve lo annuncia il presidente della macchina. Ultimo il saluto, facciamo un bel in bicicletta, è una marcetta brillante, grazie molto. Un saluto alla banda con l'ultimo pezzo, un bel in bicicletta. I giurati sono attesi dentro, comunque all'ufficio della mira. Hanno già fatto, chi c'era c'era e chi si è visto si è visto. Ci accompagna nel nostro carnevale. Oggi i tempi sono un po' stretti perché alle 4 e 5 piove, quindi cerchiamo di fare un po' la svelta. Ho un problema però, la mira è rimasta a Sanremo, l'Ivanka era stanca, la bellezza è andata a fare tatuare una farfallona dall'altra parte, mi serve una valletta. Una valletta! Nessuno si candida a venire a fare la valletta? Sì. Devo venire io a prenderla? Prova, sì. Va bene, allora vengo io. Un saluto alla banda. Un altro applauso. Una valletta, eccola qua, una è qui. Un'altra? Un'altra valletta, ecco, ho detto che le volevo giovani io, ma non intendevo proprio.
così così giovani, eh? Fate le vallette allora voi. C'è una sui 25, non c'è. No. 27, no. Ah, viene, c'è un'altra valletta, guardate quante vallette. 1, 2, 3. L'Ivanka, la stanca e la farfallina, ce le abbiamo tutte e tre. Andiamo, venite con me, venite. Venite, non abbiate paura, non vi mangiano, al massimo... Al massimo mangiamo un salame di quelli del cestino. Allora, cominciamo alla svelta con i bambini piccoli che hanno freddo e vogliono sempre scappare. Un attimo che il tecnico audio ci aggancia la base musicale. Ma intanto li chiamo però, dai. Li chiamo perché hanno freddo. Allora, facciamo entrare il gruppo della materna di Medesano. Un attimo che hanno la base musicale. Tornate fuori, andate a scuola un momento e poi dopo vi telefoniamo e venite qui. Un attimo. Cioè, intanto facciamo qualche domanda. Intanto che arriva la musica. Chi ha vinto la prima edizione di Sanremo? Chi è che lo sa? La prima. Eccola la risposta, venga. Chi ha vinto la prima edizione di Sanremo? Nessuno lo sa? Nilla Pizzi con? No, è sbagliato, il papà di no. Grazie dei fiori, chi è che l'ha risposto esatto? Chi ha risposto? Lei ha vinto un bacio dal presentatore. Bravissima. Allora, adesso è pronta la base musicale per... No, non lo sa, il tecnico non lo sa. Allora, un'altra domanda su Sanremo, dato che siamo di attività. 62 anni, non il festival. La prima edizione quando è stata? 51! Allora, ha vinto la signora, un bacio dal presentatore, un bacio. Perché no, piante. Ecco qua, è pronta la terra, chiede aiuto, SOS. Bambini, non usate i pannolini per salvare la terra. Pronti? Vai! Matteo. Ecco. Sporcate il mondo! Voi coriandoli, sporcate il mondo! E bellissimi i carri ad autotrazione! Oh, abbiamo di tutto qua! Dai diservanti, ai medici, gli spazzini, la raccolta differenziata, bellissima! Gli ubriaconi, va bene, una dichiarazione, lei com'è? Io sono un diserbatore. E lei, signor Marco, è un... sarei uno scienziato, Marco. E voi bambini vi fidate andare in giro con questi qui? Pannelli solari, guardate, pannelli solari. Oggi non funzionate, dovete star fermi perché non c'è il sole. Chi siete voi due? Io sono Emiliano Savio Cattani. È quello è lungo che c'hai però, eh? Io sono Lorenzo Coppellato. Maira. Ah, meno male una con un nome. Tu cosa sei? Una foca? Ah, una biologa marina, vedi, ci avete scelto un tema. Questo invece è il bosco. È il bosco, i cacciatori, via i cacciatori del bosco che uccidono gli animali. Tu chi sei? E tu? Io sono Nati. E Marco.
Va bene, adesso mettetevi qua di fianco, visto che oggi è detto che bisogna fare in fretta, facciamo entrare gli altri bambini. I funghi, la stufa, aspetta, qui c'è una stufa, perché c'è un po' freddo. La pece si chiama Chiara, ma la voce bassa perché la pece adesso sono in letargo. Qui c'è la lipu, cosa vuol dire? Lipu? No, ma lipu cosa vuol dire? Ma lipu cosa vuol dire? L-I-P-U, cosa vuol dire? Lorenzo, Isabella, Pietro e Ugo, i tuoi amici del cuore. No, niente, allora l'anno prossimo preparati di più. E tu invece cosa c'hai? Guarda che c'è un'ape qua dentro, aspetta, c'è un'ape, l'apicoltore, vai. Ciao, tu come ti chiami? Cosa sei, una dottoressa? Ah, un veterinario? Ah, infatti è un cane. Va bene, andate là un momento. Il secondo gruppo, i buffi, no, horror, sono pronti gli horror, avanti, horror. Avanti il gruppo degli horror. Ecco gli horror, e vi dico che sono molto peggio quando sono a scuola di oggi, non fanno paura. A scuola fanno molto, molto più paura. Voi chi siete? Da chi vi ispirate? Questa la conosco, non dico chi è, ma la conosco. Ma i vostri genitori vi preferiscono così o normale? Ma sotto sotto siete tutti dei mostri, anche quando non siete travestiti. È vero? Guardate, guardate il pubblico! Giratevi verso il pubblico! Cacciate un urlo, ma grosso grosso! Pronti? 3, 2, 1, via! Ecco gli horror! E no, non si diciamo dopo! Andate là, chiamiamo l'altro gruppo! I buffi! A recuperare la loro casetta. Ecco qua i puffi. Come al solito, finita la sfilata, c'è un piccolo rinfresco offerto dall'amministrazione e dal gruppo parrocchiale di San Giovanni Battista di Medesano. Penso che sia giunto, no, o San Pantaleone di Medesano. Allora, no. La terza e quarta elementare, giusto? Sì. Terza e quarta elementare di Medesà. C'è un puffo ricchione, occhio ragazzi. Non c'era nei cartoni il puffo ricchione, però succede anche questo. Bellissima anche la casetta. Ah, eccola qui, l'instancabile maestra Cristina, venga qua, venga qui, prendetela, fermatela maestra, bloccatela, tenetela maestra, eccola qui, ecco ragazzi, guardate in che mani mettete i vostri figli, io lo dico tutti gli anni, ma tutti gli anni è peggio. Riesce ad essere ancora una bambina, ma che arriva, che non è una maestra indispensabile. Chi è che si vuole presentare al pubblico? Qualcuno, fra? Mi chiamo Zara, Giovanni, Carlotta, Sara, Eleonora, Matteo, Alessio, Lucrezia, Valeria, Amanda, Matteo, Bambi.
Bettini. Annalisa. Fai un rap. Va bene. Allora, i tre gruppi partecipanti, i gruppi dei bambini. Ora mi avvicino al presidente della giuria per nominare i gruppi vincitori. Vado. Allora, al primo posto dei gruppi dei bambini, visto che sono già qui, no, non era così. No, ma non avevate vinto voi, no. No. Però dato che sono qui, state lì ancora un po'. Allora, al terzo posto del gruppo dei bambini, Yorror! L'incubo dei genitori! Passalo ai bambini. Quelli là? Allora, venite avanti, Yorror! Horror, qui sulla scala! Vieni qui! Giulia, Giulia! Giratevi di là verso il pubblico. Allora, al terzo posto, gli Horror. Aspetta, perché la Giulia non è alta come l'Ivanka. Allora aspettate. Premia la valletta, Giulia. Ecco, passa il premio a loro. Terzo posto, un buon acquisto nella cartoleria del terrier, no, non c'è la mia, scusate, la mia valletta è mancata e non so proprio tutto. Va bene, un saluto agli Horror, fate un altro grido. E a casa vestitevi tutti da fatine. Va bene, ciao. Al secondo posto, i Buffi sono già qui. Lo diamo loro, il secondo? Perché siete già qua, no? E dopo dicono che c'è dell'interesse privato in atti di ufficio. Al secondo posto, un mondo più pulito, il gruppo del lavoratore di Medesano. Premia? I bambini, sono i bambini, Premia Maria Vittoria. Avanti, fate passare, spostatevi Puffi, spostatevi di qua. Fate passare il gruppo del materno di Medesano. Premia la Maria Vittoria, vieni Cesare, o Cesare o Fausto, dai. Okay, no, no, se no dopo quel carro, facciamo quel carro. Ah, beh, tua figlia questa. Marina! Ah, tua figlia, Maria Vittoria. Marina! Allora! La valletta Maria Vittoria Perazzo consegna le sue mani il secondo premio al gruppo della materna di Medesano. Un applauso! Fate anche le foto, c'è la stampa, la stampa. E tutti insieme avete preso il premio. Qui c'è un bambino che vuole un premio per l'ecologia, vieni. Adesso questo bambino, non so chi sono i genitori. Chiedere ai genitori di Andy Cattani se me lo lasciano che lo porto in taro nei pannelli fotovoltaici del taro, lo mettiamo là che produce anche lui qualcosa nel parco fotovoltaico del taro. Va bene, allora resta qua con me, dai. Niente, portatelo a casa allora. Va bene, allora il primo posto, visto che sono ancora qui, lo volete proprio? Il gruppo dei Puffi, menatevi! Ora la materna e le elementari se le danno di santa ragione. Picchiatevi quei Puffi. No, non mi conviene perché sono più grandi loro. Tu ti chiami? La Francesca! Che premia? Chi è che lo ritira il premio?
poi la maestra Cristina. Sì. Va bene, Francesca, consegna il premio, giratevi che fate la foto, giratevi. Attenta! Non spingete, eh! Matteo, anche domattina ti metto a posto! Eh sì! Mi hanno sepolto la valletta, un attimo! Un attimo, ecco la valletta! La valletta! Saluta Valletta Francesca, saluta! Ciao, ciao a tutti! Consegna il premio alla maestra! Cristina, prendi il premio! Un primo premio, diversi giochi e un buon acquisto. Non lo sappiamo dove è spendibile perché non me l'hanno detto. Ciao ai bambini, ora potete andare a bere una bella cioccolata calda qui al bar o un tè, quello che volete. Ciao a tutti, ci vediamo l'anno prossimo. Un bel applauso a tutti i genitori, bambini, maestri, insegnanti, collaboratori, giuratori, fornitori dei materiali, tutti quelli che hanno collaborato a preparare il carnevale. Naturalmente anche i bambini li aspettiamo domenica prossima a Felegara, presso la palestra di Felegara. Grazie, fate uscire! Anche se ho detto no, che siamo un po' resi, ma non si dovrebbe fare. Comunque, a Milano non c'è ancora. Qui c'è più comodo. Qui c'è un reporter dell'Arca di Noè. Arca di Noè! Il gruppo degli animali. Facciamo entrare il gruppo degli animali di Noè. Perché qualcuno può pensare allora andiamo con evitiamo certi gesti in piazza, insomma, un po' di decenza, ce lo insegna il governo tecnico. Ecco che l'ho incontrato prima per strada, mi sono spaventato, ho detto è scappato un cane, Poi il gruppo di inquiniamo l'ambiente, abbiamo inquinato l'ambiente, il gruppo degli adulti. E il gruppo, Avete visto gli animali, No, Arca di Noè. Siamo tutti, manca il gruppo dei Teletubbies, ci mettiamo. Mi corregge la Giulia, i Teletubbies. Allora, ci sono tutti e tre i gruppi degli adulti. E il gruppo degli adulti dei Puffi, qui si sono un po' mescolati, adulti e bambini, comunque, vabbè, prendiamo tutto, a Medesano siamo di manica larga. Prendiamo tutto quello che c'è, via! Anzi, anche tutti quelli col cappello, se vogliono venire a fare un gruppo, quelli col cappello. E un gruppo quelli senza cappello. Cesare mi diceva un'altra cosa, comunque lasciamo stare. Allora, ci siamo tutti? Al quarto posto! Sono arrivati? È il gruppo dei Puffi!
però aveva già vinto un premio prima, la giuria ha decretato per il quarto posto. Un applauso ai puffi. Al terzo posto, io glielo darei il premio, terzo premio, però a un patto, che conoscano le mosse dei Teletubbies. Eh sì, adesso metto, mi vanno giù le braghe perché dopo si vede la farfallina. Allora, venite qui, i Teletubbies qua, ferma, adesso dovete fare quello che facevano i Teletubbies in televisione. Pronti? Aspetta, la videocamera è là, guardate anche là un po'. Allora, qualcuno di voi si ricorda i Teletubbies? Sì, chi non ha avuto dei bambini che guardava i Teletubbies? Ah. No, vedi? Non suggerite! Avanti! Fate i Teletubbies! No. Oltre, io dai, la cosa è clara. A uno per uno! Bellissimo, i Teletubbies sono un messaggio di pace mondiale. Dove? Io mi chiamo Po. Ciao. Sono bravi, possiamo dargli il premio? Vi hanno ricordato i veri Teletubbies? No? Ragazzi, per fare i soldi basta poco, basta andare in televisione e fare ciao e... oppure mettersi come quello di ieri sera, così. Avete indovinato? Chi è? Un bacio a lei, che è una mia vecchia amica di infanzia. Allora, c'è il premio qua ai Teletubbies, il terzo posto negli adulti, ritira Pum! Bravissimi Teletubbies, prego. Poi sicuramente voi manca in casa il salume, manca sicuramente. Stasera mangiate, per fortuna. Chiamate anche i suoceri e gli zii, parenti tutti. Sì, va bene. Allora, al secondo posto, gli animali dell'Arca di Noè. Dov'è? Premio Fausto Perazzo. La Giulia e Fausto Perazzo premiano gli animali dell'Arca di Noè. E Noè qual è? Non ho capito qual è Noè. Non ci arrivo, Noè, cioè, ma Noè era veramente così alto, no? Non puoi farmi. Va bene, al primo posto abbiamo inquinato l'ambiente, lo facciamo tutti i giorni, quando andiamo in bagno, quando usiamo la macchina, quando ci laviamo i denti, quando ci laviamo le mani, quando facciamo la lavatrice. E cosa bisogna fare per rimediare? Boh. Bene, puliamo il mondo, la risposta è esatta. Allora, dov'è la valletta col primo premio? Arriva, lo ritiro il premio, la felce, vieni felce, la felce, ecco qui la felce. Dov'è la felce? Non è il circolo sportivo la felce, eh? Vai, ritiro il premio, foto, lasciate spazio per la foto della stampa. Felce, venite davanti, è troppo pesante, aiuto. Avanti, ecco la felce che ritira il premio dalla Francesca, vieni Francesca, vieni. Si rompe. Felce, girati verso la macchina fotografica. Chiara, girati.
Ma i capelli vengono puliti dopo? Speriamo, poverino. Poi dopo, il bello è che quando sono più grandi, quando hanno 15-16 anni, li sgridiamo perché si pitturano i capelli, si piantano i bagagli nelle orecchie, nel naso, e poi guarda come abbiamo ridotto una povera bambina. Dai un calcio a tua mamma, se è tua mamma. Dagli un calcio. Allora, passiamo ai carri. Siete tutti contenti? Sì? I carri. Qualcuno direi che rimanga qua nei paraggi, perché più o meno. Entrano i carri. Non coi carri, gli occupanti. Dov'è la? Allora, i carri quest'anno abbiamo avuto una grande assenza nel nostro carnevale, che non è tanto il carro di Miano, quanto è Carlo Maini, che distribuiva bevande e salame a tutti. C'è Carlo da qualche parte? Avete, bellissimo! L'Arca di Noè distribuisce pane e salami a tutta la popolazione di Medesano. Però, avete finito? A Miano finiva la sera alle 7 di Italia. No. C'è la crisi. No, però io vorrei Carlo. C'è Carlo? L'ho visto prima. Carlo Maini c'è? C'è, dov'è? Venga in piazza Carlo Maini. Li facciamo premiare, dato che hanno vinto per tanti anni. Carlo Maini qua in piazza. Carlo, vieni qui. Lo vado a prendere un attimo. Intanto si preparano un mare di goccia. Per le gare c'è Peter Pan. Tutti in piazza. Viene premiato un capo. Ma no, ma te rappresenti Miano, dai su, vai, andiamo. Vabbè, rappresenti i vincitori dell'anno scorso, dai, via. Dai. Niente, Carlo non vuole fare la valletta. Usiamo lei come valletta, vieni. No, posso usarlo, dai. Beh, dai, un momento, no, via. Vieni. Una valletta nera è quello che ho sempre desiderato. Ecco qua, una nuova valletta. Almeno questo si vede. Non devo tirarlo su. Allora, vi dico di fare una svelta perché il tempo incombe. Al terzo posto, il carro dell'oratorio di... Allora, sappiamo che è un oratorio. È giusto? Chi è che gli ha fatti i carri? L'oratorio di Medesano, di Pellegare di Sant'Andrea, in collaborazione con le scuole. Aspettate un attimo, prima di... perché dopo mi scordo. Un annuncio pubblicitario. Lunedì 20 febbraio il Circolo Aspi Don Bosco di Medesano organizza la tradizionale briscolata di carnevale alle ore 20:30 presso l'oratorio. Ricchi premi, iscrizione 10 euro alla coppa. Vi aspettiamo numerosi. Allora, briscolata il 20 febbraio all'oratorio di Medesano. Poi no, ultimo annuncio, martedì ci sono le varie feste di carnevale in tutti gli oratori. Quindi lo sapete, a Sant'Andrea c'è una piccola sfilata, festa all'oratorio, lo stesso Pellegara e lo stesso Medesano. Va bene, allora il terzo posto. È arrivato il carro dell'oratorio di... Abbiamo vinto! Medesano! Peter Pa e Trilli! Dov'è Trilli? Trilli, ecco Trilli. No, che io cambio valletta. Vi lascio questa e prendo Trilli. Ecco la nuova valletta, sì. No, tengo Trilli, va bene. Meglio Trilli. Meglio Trilli di Capo Indiano. Sì. Il suo moroso, naturalmente. No, resta. Allora, la
Isabella e la Francesca premiano, chi premiano? Chi è il responsabile del carro? La Daniela! La Daniela è la più vecchia, la Daniela Serventi. Va bene. Un applauso all'oratorio di Medesano che non fa solo il carro di carnevale, fa attività tutto l'anno per tutti i nostri bambini. Va bene? Vuoi fare la dichiarazione? Lo sapevo. Ah, lo sapevo perché tanto sono abituati, arriva sempre terzi. E se voi sapeste quanto freddo prende la Daniela nel nostro capannone tutti gli anni, però gli altri ne prendono di... No, però gli altri ne prendono di più di freddo perché non sono neanche il capannone. Ecco, no, quindi meritano che per quello. Ciao, Vale! Va bene. Criticate. Brutte vecchie mi fanno. No. Hai detto che volete il premio della critica. No, va bene. No, niente, siete belle, carine e brave, Al secondo posto, gli animali dell'Arca di Noè. L'Arca di Noè. Che ci porterà tutti in salvo. Dov'è la valletta? La valletta? Ce l'ho grande adesso la valletta, perché sono pesanti. La valletta consegna il secondo premio a... Non la darei a Noè perché si mangia tutto Noè. No, dallo... I coccodrilli mi spiano la fiducia. Dalli a loro che dopo piangono, dobbiamo mangiare. Un applauso, una foto per la stampa. La stampa, dov'è la stampa? Giuseppe, dov'è? Giuseppe, il nuovo reporter? Non so, dov'è il nuovo reporter della Gazzetta? Non c'è? Va bene, da c'era su. Ah, eccolo qua! Vai, fate la foto al reporter della stampa. Va bene. Io però ci sono due cose che devo dire. Io chiuderei la Gazzetta di Parma, l'informazione e la voce domenicana. Va bene, no, fermi, dobbiamo fare la foto tutti insieme. E primo posto, quest'anno ho lavorato molto più di quanto lavoravo io quando lo facevo io, un mare di gocce della scuola elementare di Sant'Andrea e dell'oratorio. Ecco qua, un mare di gocce. Mi raccomando, questi cellophane non vanno buttati dopo, li tenete per l'anno prossimo, così non inquinate l'ambiente. Ora tutti insieme, qui, tutti, maschere, mascherine, tutti per la foto di gruppo. Tutti stretti lì, avanti. Vedo Trilli che è un po' freddo, Trilli. Stringetevi, venite in qua, Francesco, venite in qua. Stringetevi un po', tanto non li bagnate. No, ma loro non li bagnate, dai, stringetevi. Anzi, facciamo una cosa. Le gocce si sdraiano per terra e l'Arca di Noè ci passa sopra. Sì, ma è quella. Sì, è quella il. Siamo sudando, Va bene. Ci stanno tutti. Grazie. Ciao. Prendetevi di più. Beh, lui sta fuori perché sennò ci vuole mettere fotografia per lui. Stringete, mettetevi davanti qua. Sì, chinati, giù, basta, dai. Tutti giù per terra. Com'era che diceva la filastrotta? Tutti giù per terra, boh. Ci sto anch'io vicino a Trilli? Io faccio Peter Pan. Vai! La Gazzetta si dice ok, va bene, per stavolta la teniamo aperta la Gazzetta. L'anno prossimo vedremo. Ragazzi, qui mi pare che i giochi sono arrivati al termine, non ha piovuto e forse non piove nemmeno perché il cielo sembra si stia rischiarando. Se vogliamo rifare, visto che forse non piove, se volete rifare no. Comunque chi vuole accomodarsi al punto di ristoro organizzato dal comune e dalla parrocchia di Medesano, se c'è rimasto qualcosa, ma non mi pare, forse non c'è rimasto niente, rivolgetevi al bar. Ciao a tutti, ci vediamo l'anno prossimo. Ci sono, mi raccomando, i falò. Forse ci sono anche i falò se fa bel tempo.
Domenica sempre le gare, sì. Ciao Giuseppe, sì. Domenica ci troviamo, aspetta Giuseppe un attimo. Ci troviamo domenica a Felegaro, domenica pomeriggio nella palestra. Tutti insieme appassionatamente. Sì, sì. Ciao Luca, ciao. Ciao. A Felegaro, domenica pomeriggio. Tutti. No, alle 2:30. Tutti a Felegaro alle 2:30. Ciao a tutti. Ci vediamo nel 2013 se siamo ancora qua.